Ritengo che eh, la regolamentazione più stringente sia un passaggio assolutamente necessario in questa fase per riuscire ad arrivare poi a una maturazione sostanzialmente di un percorso più strutturato e il eh, raggiungimento di determinati obiettivi. Però penso che sia importante dividere eh, su due eh, ambiti l'approccio verso la sostenibilità. Da un lato c'è appunto la regolamentazione che parte con un approccio più stringente per cercare di adattarsi in modo efficace effettivamente a quello che poi è la capacità di combinare un'attenzione alla dimensione di sostenibilità e dall'altro lato il mantenimento di una ricerca di valore rispetto a quelle che sono le soluzioni che vengono proposte. Dall'altro lato c'è il mondo dei clienti che oggi vive un tema di fortissima e eh, molto elevata sensibilità rispetto al tema, però con una grossa difficoltà nel poi declinarla effettivamente in una domanda. Conseguentemente in questa fase è molto più l'offerta che genera sostanzialmente un, un avanzamento del percorso, mentre i clienti sono ancora rimasti un po' indietro, Uh, in quanto non riescono a uh trasformare quello che è la sensibilità che hanno verso questo tema in una capacità di eh, fare poi effettivamente la domanda e quindi selezionare direttamente loro stessi quelle che sono le scelte. Quindi questo percorso dovrà vedere anche una semplificazione poi del percorso oggi regolamentare che è anche particolarmente complesso, in modo tale che questo sia comprensibile, digeribile e applicabile direttamente anche dai consumatori. In questo contesto l'industria ha un ruolo fondamentale che deve, in quanto deve combinare un percorso che si sta facendo di evoluzione verso soluzioni, prodotti e un'offerta sempre più sostenibile, con una capacità di formare, informare e affiancare i clienti nella comprensione di quello che è questo percorso e del valore che insito nello stesso.